Hola, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video haul. Non ne facevo da tantissimo tempo, praticamente in 2 settimane. Ora ne sto facendo un bot, perché vi avevo chiesto su Instagram altri siti in cui mi consigliate da comprare. Oltre a ASOS mi avete consigliato tantissimo anche Bubu, e fortunatamente mi hanno chiesto di collaborare di nuovo insieme, quindi ovviamente ho accettato, perché e ho preso un bel po' di robine. Non vedo l'ora di farvi vedere tutto. E volevo anche dirvi che, essendo un video in collaborazione con Boohoo, ho un codice sconto TANI, semplicissimo, per avere il 52% di sconto su tutti i prodotti non in saldo, quindi direi uno sconto assurdo. Bene, iniziamo subito. Peschiamo qualcosa dalla prima busta che ho già aperto perché volevo sbirciare. Tan 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 tan. Ah, partiamo dal pezzo grosso. Allora, ho voluto essere un po' più frufru, credo, se mi ricordo bene, in questo ordine. Quindi iniziamo subito da questo vestitino che mi ispirava un sacco. Cioè, guardate che roba! Guardate che roba! Non è molto da me, però boh, mi ispirava per quest'estate avere magari un vestitino così per la sera. Camminate in una località balneare, non lo so neanche se andrò in vacanza, vabbè, fatto sta che è cortino, con le maniche lunghe, quindi forse sia più ideale per la sera. Ovviamente visto così non si capisce bene, ma adesso lo vedete indossato e capirete meglio come è fatto. E questo è un super fail perché non mi entra alle spalle. Ma guardiamo se ci entra, magari ho aperto anche la cerniera. Sì, ma che tagli hai preso? Non lo so, ma era carino. Ma toglielo e mettilo dall'altra parte. Vai, metto dall'altra parte. Vedete che entra adesso. Perché è strano sto vestito, come è fatto? Non ci passa. Vabbè raga, effettivamente non sembra per niente stretto, ma non entra proprio questa parte qui, nelle mie spalle. Beom. Ah, qua abbiamo qualcosa di pitonato, ecco, pitonato. È un vestitino anche questo è un po' più lungo, così. E in pratica qua in vita si stringe, infatti la gonnellina è più larga e qua c'è un elastico per stringere. Le maniche sono così, sembra un po' frufru. E... questo è molto leggerino. Secondo me per tutti i giorni è molto comodo. Però speriamo mi stia bene. Questo mi sembra un po' abnorme. Diciamo che è la versione Boohoo Tall, quindi per le ragazze alte. Secondo me si devi mettere una cintura. Allora, questo è il vestitino. Sì, secondo me con una cintura diventa molto più carino. Però è molto comodo, frufru, leggero. Secondo me per l'estate ci sta un sacco. E il materiale diciamo che è così così. Non è troppo morbido. Devo toccare. No, ci sta, dai. Leggero, materiale estivo. Sì, materiale estivo. E quindi questo è quanto. Voto? Penso con sì, con una cintura. Dai, con una cintura 8. Su 10? Sì. Io gli do 7. Però con la cintura, Con la cintura. Però sì, anche... Boh, non è molto da me. No. Però secondo me ci può stare per cambiare un po'. Ma sì, ma anche sotto con una scarpa... Ah, questo è particolare. Praticamente, ora lo apro, mi ricordo esattamente cosa ho preso per una volta. Strano ma vero. È un vestito con sotto una maglietta. Quindi abbiamo la magliettina bianca, crop top, così. Materiale ci sta, Liberty USA. E sopra si andrà a mettere questo vestitino. Oddio, mi sembra un po' grande. Che è canottiera, quindi si vedrà praticamente sotto. Si può mettere in realtà con tutto. Allora non ho messo quella maglietta bianca, ma anche con questo, ad esempio. Metti una maglietta qualsiasi e poi sopra il vestitino, che è semplicemente tutto nero. Abbastanza lungo, penso mi arriverà al ginocchio. E qui ha anche una spaccatura a entrambi i lati delle gambe. Allora, questo stile può piacere come far schifo. Personalmente è molto carino da vedere... Boh, così per tutti i giorni, per una passeggiata pomeridiana. Forse il vestito è un po' grande, mentre la maglietta mi sta giusta. Ed è super super mega lungo. E qua c'è lo spacco. Sì, forse la parte sotto è un po' grande. Ma io non so che problemi ho con le taglie, perché chiedo anche al sito tipo di consigliarmi, no? E in teoria dovrebbe essere quella. Però una cosa va bene, un'altra cosa no. Non capisco. Beh, questo... Ah, un altro vestito. Mi sono data da fare quei vestiti. Bellissimo questo azzurro baby, mi piace un botto. Ha tutta tipo una cucitura qui al centro un po' arricciata. Le maniche sono sempre un po' a sbuffetto. Anche questo dobbiamo vederlo indossato. Allora, visto così, ok, però è troppo corto. Forse prenderei una taglia più grande anche di questo.
Però era bellissimo il colore. Hai detto che è un po' trasparentino, Riccardo, anche. Quindi, oddio, non lo so se ve lo consiglio questo. Però è bello. Che ne pensi te? Boh, non è per questa stagione, non mi piace. Sì. Che stagione è? Non è, cioè, sono troppo pesante per un'estate. Ma da sera? A me piace un sacco il colore, gli do un... Gli darei un 8 se fosse di lunghezza giusta e non così trasparente. Ma siccome ho questi problemucci, gli do un 6. Peccato. Ora tre ore per toglierlo. Altro azzurro, quando mi fisso con i colori poi alla fine. Anche se in realtà i miei capelli stanno diventando forse un po' più petrolio. Boh. Questa qui ha lo scollo con tipo una V, però anche tagliata. Quindi fa questo effetto un po' prim prim prim. Ho preso sia di questo azzurrino che di un altro colore, mi pare. Ah, forse nell'altra busta. Questo è bellissimo, mi piace troppo questa scollatura. Anche il colore secondo me è super cute. Forse un po' lunghetta, però comunque si merita un bel 8,5. Anche 9 forse. Mi piace un casino il colore. Per te? 7,5. Super cute. Questo ha i fiorellini invece. Ah, un vestitino. No vabbè, questo è super cute, guardatelo. Con tutti i fiorellini, sono fiorellini piccoli piccoli, rosina con la base azzurra. Questo per il mare secondo me è comodissimo. Abbastanza cortino, speriamo non sia trasparente. Mi piace un casino. Andiamo avanti con la seconda busta. Questa è un po' più pesante. Boom! Ah, ho preso due shorts. Io devo sempre indovinare prima di vederli. Allora... Questi erano una combo di due pantaloncini corti, uno in jeans e uno nero. Il materiale mi sembra molto bello, sono a vita alta e io prediligo gli shorts che non vanno troppo sgambati. Cioè un po' di gamba voglio che si copra. E quindi questi qua neri e questi qua. Belli! Il materiale mi piace un casino. E poi essendo in coppia non costavano tanto, cioè secondo me è un affarone. Vediamo come mi stanno però. Purtroppo i pantaloncini non mi stanno, sono troppo piccoli e si vede che c'è stato un po' un casino per quanto riguarda le taglie. Ho mandato dei link con le taglie, si vede che hanno visto direttamente la taglia che c'era nel link e non mi stanno. Peccato perché sembravano veramente carini. Guardate questi qua in jeans. Avanti. È una tuta. Pensavo fosse un po' più chiaro, invece è un colore un po'... un rosso arancio, qua c'è la conchiglietta perché dietro c'è Ariel. Sì, l'ho presa principalmente perché c'era Ariel. Il colore non mi faceva impazzire e ovviamente c'è la parte anche sotto, coordinata, con alla fine l'elastico per stringere. Spero di aver preso la taglia giusta perché quella di Asos avevo preso una taglia un po' grande, infatti mi stava un po' a pannolone. Speriamo che questo vada meglio. Questa è la tuta, guardate che bello dietro. Mi piace un casino, troppo carina con la sirenetta. I pantaloni mi sembra che stiano abbastanza bene, belli, belli, belli giusti. Mentre forse la felpa è un po' grandina, più che altro di lunghezze, di maniche. Bello attillato la gamba, swish. E niente, questo è super promosso, gli do un 8,5. Secondo me è spostata la taglia sopra. Ma perché giusta? Sotto è giusto? Ma è un completo. Sì che è un completo. No, è ancora separata, credo. Era venuto nel sacchetto insieme. Sì. Sì. Nel complesso gli do un 7,5. 7,5. Questo a me piace un sacco. Sto facendo una montagna intanto qua di roba. Abbiamo un costume. Quindi questa è la mutanda. Bella sgambata mi sembra. Questo qua non credo che ve lo farò vedere indossato. Però il materiale non è male. Ha tipo... Aiuto, cos'è questo elastico? Il sederino con la ricciatura. Quindi dovrebbe stare molto bene addosso. Ma non c'è la parte sopra? Cioè, ho preso solo la mutanda, mi sembra strano. Andiamo avanti. Tuffino. Eccolo, quello azzurrino l'ho preso anche in bianco. Mi piaceva un sacco. Eccola qua, questa qua è l'altra versione. Molto carina anche lei, forse un po' trasparente, quindi metterei un reggiseno bianco. Però ci sta, mi piace molto. Questo è super figo. Con questo dragone. Mi ricorda un po' Mulan. Mi piaceva un sacco. Poi io amo queste fantasie un po' trasparentine, no? Quindi questo, anche questo è abbastanza lungo. Ta-da! Questo è strabello, è tipo fatto così, tutto trasparentino tipo.
salute, quindi gli do un bel 8. Anche io? Bello, mi piace. Molto sottile, leggera come texture, è proprio una retina. E infine abbiamo questa cosa nera, una delle poche cose nere che ho preso, che sono due paia di pantaloncini neri, così, super easy, da mettere magari sotto le maglie lunghe. Se non voglio che si veda la mutandina, mettiamo appunto questi qua, che in realtà sono molto morbidi, non sono tipo quelli un po' stretti leggings, sono proprio morbidosi. Speriamo bene. E sono sempre un duo, quindi si va a risparmiare anche sul fatto che sono messi insieme come gli shorts di prima. Proviamo anche quest'ultimo capo e poi vi faccio sapere i miei pareri finali. Ecco i pantaloncini, morbidi, direi niente male, comunque sono due, convenienti, carini. Quindi questi erano i capi indossati. Personalmente mi dispiace un sacco sbagliare sempre le taglie, perché ogni volta non mi sta, non mi entra, troppo grande, troppo piccolo. In realtà l'altra volta era tutto troppo grande, troppo piccolo, ma si vede appunto che erano tutti sold out le cose. Mi ha mandato direttamente il vestito del link che gli ho mandato, che ovviamente era l'unica taglia che rimaneva, ma purtroppo non mi entravano. Detto ciò, io direi che questo è tutto. I materiali mi sembrano paragonabili a quelli di H&M, per dire tipo un esempio, e per il resto niente, mi sembra tutto molto carino, quelle cose che mi sono entrate. Soprattutto queste magliette, per me per tutti i giorni, sono davvero super cute. Niente, questo era tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, vi ricordo che oggi c'è sconto Tani per avere il 52% su tutti i capi non scontati, e niente, questo era tutto, vi mando un bacione gigante e ci vediamo presto con un nuovo video. Bye bye!